E vogliamo invitare qua sul palcoscenico uno dei più grossi personaggi della Juventus, l'uomo su quale la Juventus ha puntato nelle prime settimane del campionato, l'uomo al quale noi dobbiamo veramente forse il fatto che dopo il girone d'andata eravamo in testa. Pensate che nonostante sia rimasto assente per tante settimane dal campionato, è entrato nella rosa dei capocannonieri, difatti ha segnato un totale, mi pare, di 10-11 10 gol, gol. sì, in Ecco, avete pochissimo già capito di tempo. chi si tratta? È veramente un debutto eccezionale, importantissimo. Amici ascoltatori, signori che siete qua in teatro, accogliamolo con un applauso. Abbiamo con noi il grande Roberto Bettega. Bravo Roberto, eccolo qua, Roberto Bettega. Vi assicuro che non avrei mai pensato di poter avere Bettega questa sera qui. Io desidero ringraziare voi della Juventus e anche Roberto che ha accettato di venire qui questa sera per partecipare a questa nostra trasmissione. Tra l'altro Roberto, tu che ti sta trasmettendo in questo momento il nuovo inno della Juventus, mi pare, perché hanno fatto anche il nuovo inno. Adesso non so se si sente in teatro, ma è l'inno che noi ci auguriamo cantando. Vi aspettiamo un momento. Molto moderno, eh sì, perché noi abbiamo questi inni che erano un po' antiquati. Voi avete visto le squadre inglesi, hanno degli inni molto moderni, no? Ecco, allora si vede che qualcuno ha pensato di fare un inno moderno che possa essere cantato da tutti e noi ci auguriamo che sia cantato negli stadi quando la Juventus giocherà, quando giocherà anche il nostro Bettega. Allora, Roberto, io voglio sapere da lei, innanzitutto. Dunque, io domenica scorsa, quando la Juve ha vinto lo scudetto, io l'ho vista di fianco al nostro telecronista della RAI e lei era commosso. Ecco, lei era commosso perché? Era contento o era, non so, commosso? Cos'era successo? Era Beh, triste? non Cos'era so successo? dirle se fosse, se era gioia o tristezza, perché io ho gioito con i miei compagni perché è stato un successo che nella vita di un calciatore capita spesso, però logicamente non potevo essere felice al pieno come loro. Sono momenti. È stato un momento così, Certo, di non c'è dubbio. commozione per tutti i calciatori e anche per tutti noi che seguiamo la Juventus in quel momento. Senta Bettega, io so che lei è già in buone condizioni di salute, le sue cure procedono molto bene, lei me lo può confermare questo? Come si sente di salute? Sì, la più bella risposta è il mio fisico, Ecco, sono le difatti mie vediamo. giacche. Sono un po' strettine, Non avete già manca ingrassato un niente, po' è direi, abbastanza, ma tutti dicono che è un buon segno, poi ormai adesso va tutto bene, è solo questione di avere pazienza. Bene, allora Bettega, adesso se lei permette io le presento il suo avversario di questa sera. Ecco, non vi siete incontrati in questi ultimi tempi sui campi calcistici, invece vi incontrerete qui in occasione del nostro gioco. Amici ascoltatori, amici neri-azzurri, abbiamo con noi il grande Roberto Boninsegna. Due Roberti questa sera. Eccolo qua, Roberto. Abbiamo fatto tutti il tifo, anche noi bianconeri, l'altro giorno quando Bettega giocava contro l'Ajax, perché naturalmente difendeva il prestigio del calcio italiano, non era soltanto quando Boninsegna difendeva il prestigio dell'Inter, difendeva anche il prestigio del calcio italiano. Dunque, allora, qualche domandina la dobbiamo fare, vero? Anche se le cose non sono andate bene. Insomma, questo Ajax è veramente forte, no, Boninsegna? Dobbiamo dire che sono dei fuoriclasse. Siamo una grande squadra. Merita il titolo, Merita il titolo senz'altro. E poi hanno, mi pare, due o tre giocatori che sono sì, eccezionali. hanno quel Cruyff lì, Cruyff è veramente, eccezionale. c'è uno scatto impressionante. Ecco. Ci farebbe comodo in Italia se aprissero di nuovo le liste, direi. Sì, Ecco, se potesse venire magari anche all'Inter, non si sa mai. Beh, forse all'Inter Disturberebbe, meglio la sì, Juventus. disturberebbe meglio la Juventus, probabilmente, sì. Beh, allora io mi auguro che questa Inter possa essere di nuovo lanciata in orbita. Per un po' di tempo permettete che noi bianconeri predominiamo nel campo calcistico, Boninsegna, lei me lo Beh, per permette? un anno sì. Ecco, per un anno, va bene, d'accordo. Per un anno mi sta bene. Allora ragazzi, adesso dobbiamo passare alla nostra partita. Noi ci congediamo col La Conte Cavalli, ringrazio tanti auguri, mi saluti tutti i molto. giocatori della squadra e Grazie complimenti con Vic Palek, peccato che non sia lui. Allora ragazzi, vi volete accomodare qua un istante? Allora, vediamo chi di voi due deve incominciare. Dunque, intanto vorrei che Boninsegna si mettesse qua vicino a Bettega, così siete tutti e due vicini. E intanto desidero ricordarvi che questo è un gioco dedicato ai personaggi, ai personaggi del mondo dello spettacolo. Lo abbiamo fatto in una delle prime puntate del nostro Rischiatutto. Faremo vedere prima a Boninsegna e poi a Bettega un tabellone sul quale ci sono le fotografie di alcuni personaggi molto noti, adulti.
Voi ne dovete scegliere uno, dopodiché vi facciamo vedere le fotografie di questi stessi personaggi quando erano bambini. Voi dovete individuare quel personaggio che avete scelto quando era bambino. Abbiamo in palio 500.000 lire. Di queste 500.000 lire, se vincete tutti e due, le dobbiamo dividere, altrimenti se vince uno se le prende tutte lui e poi ne fate quello che volete, va bene? Allora,